Il 19 dicembre del 1974 nasceva ufficialmente il Mittal-Tier 8800, che potremmo definire il padre dei personal computer. Ideata e prodotta da un'audace ditta di Albuquerque, la Micro Instruments and Telemetry System, l'Altair 8800 oggi trova ampio spazio nei musei dedicati alla rivoluzione digitale e al mondo dell'informatica, con il suo aspetto decisamente retro, fatto di luci rosse e di levette metalliche che oggi sui computer non troviamo più. Trova ampio spazio perché fu una macchina rivoluzionaria. Disponeva solo di una memoria RAM di 256 byte, avete capito bene, byte, e funzionava grazie al processore Intel 8080 che viaggiava a 2 MHz, rivoluzionario per l'epoca, basato su un'architettura ideata, tra l'altro, ricordiamolo, dall'italiano Federico Faggin. Era dunque una macchina che, per quanto oggi abbia prestazioni che fanno tenerezza, beh, all'epoca potente, ma la sua forza non stava nelle caratteristiche tecniche e neanche nel prezzo, che era molto competitivo, inferiore ai 500 dollari, 495, e che gli permise di vendere numerosi esemplari, molti di più di quelli che i progettisti si erano aspettati. La forza dell'Altair 8800 stava nel concetto che aveva dato vita al progetto tecnologico. Si trattava infatti del primo microcomputer, di un computer con prestazioni relative che però poteva di fatto essere messo nella casa di chiunque, di un piccolo computer che all'epoca permetteva poche cose, però molto importanti. Permetteva infatti di fare programmazione in codice binario attraverso un software che si rivelò rivoluzionario, il famoso BASIC. Questo software era stato ideato da 2 giovani informatici, Paul Allen e Bill Gates, i quali sull'onda del successo decisero di fondare una piccola compagnia che all'inizio si chiamava Microsoft, poi dopo pochi anni divenne Microsoft. Questo ci dà l'idea della portata rivoluzionaria degli eventi che si stavano susseguendo. L'idea dunque di poter creare un microcomputer, un piccolo computer che poteva andare nelle case di chiunque, era la base concettuale e tecnologica per passare a quello che pochi anni dopo diventerà il personal computer, la base della rivoluzione digitale nelle case di ognuno di noi. Per quanto oggi questa idea possa sembrarci banale, scontata, perché fa parte della nostra quotidianità, beh, all'epoca non lo era, si trattava di un'idea rivoluzionaria. Tutti, infatti, o almeno la maggior parte delle persone, pensavano che i computer sarebbero dovuti rimanere in grossi centri di calcolo attrezzati per gestirli dal punto di vista hardware e software, e che gli utenti, anche in un futuro remoto, sarebbero potuti entrare in contatto con i computer attraverso probabilmente il telefono, formulando delle richieste a voce, alle quali poi seguiva la risposta che l'utente poteva utilizzare nella sua vita. Nessuno pensava che i computer sarebbero sbarcati nelle case di ognuno di noi. E il merito di Altair 8800 fu quello invece di dimostrare che ciò era possibile anche dal punto di vista tecnico e commerciale. Si tratta di cambiamenti concettuali di grande valore che hanno poi segnato il futuro del mondo digitale. E se oggi vi sembrasse poco, beh, allora fate un gioco. Provate a immaginare quale sarà lo strumento tecnologico che nei prossimi 20, 30, 40 anni potrebbe cambiare e allo stesso tempo migliorare la nostra interazione con l'ecosistema digitale e con il mondo reale. Non è facile, vero? Ecco, questo vi dà la misura del valore di quella intuizione.